Ladies and gentlemen, Mesdames et Messieurs, sehr geehrte Damen und Herren, Señoras y Señores, Signore e Signori, sta per iniziare Va Ora in Onda, una nuova puntata della nostra consueta trasmissione in diretta web, online, live, di lunedì sera, qui su Saius Web Network, in Saius Web Radio e Saius Web TV, a cura di e con il sottoscritto che vi sta parlando, Gianluca, quando ci sono, il mitico e preziosissimo Luca, e l'inimitabile, grande e grosso, Saius, in provvisoriamente, i due compari, più uno, ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali, perché quelle cerebrali non ci sono più. Tre, sì, perché per l'appunto giunta alla sua terza edizione, la terza stagione, il terzo anno che va in onda in diretta qui su SciSub Network, il lunedì sera, e appunto come ogni lunedì sera quasi, in onda dalle ore 22 circa, ovvero dalle 10 pm, le 10 di sera, sempre rigorosamente orari italiani, dell'asse Berlin-Frankfurt-Roma, CET, Set, Central European Time, e per un'oretta e mezza circa, almeno cioè fino alle 23.30 più o meno, vi terremo compagnia con i nostri ospiti. E quindi se volete intervenire in diretta oppure anche contattarci semplicemente, potrete farlo attraverso le nostre pagine qui nel web, anche scrivendoci nel nostro sito direttamente in www.sciuswebnetwork.it, pure adesso, durante la trasmissione, tramite la chat che trovate aprendo il nostro sito, in cui peraltro potrete fare delle domande direttamente agli ospiti in questione, o anche tramite le nostre caselle di posta elettronica, info@scius.com, gianluca@scius.com e luca@scius.com, nonché poi ci potrete sempre seguire anche in Facebook, nella nostra pagina in Facebook con il nome Scius Web Network, e poi ancora in Twitter con il nome @scius, quindi @scius, tutto attaccato minuscolo, ed infine su YouTube troverete le cose che il mitico Scius carica per tutti noi in YouTube con il nome Scius Radio, tutto attaccato minuscolo, e poi vi ricordo la nostra pagina, il blog, in www.sciuswebnetwork.net, perché Scius Web Network è Scius Web Radio e Scius Web TV. Vi vorremmo inoltre ricordare, come sempre per correttezza, onestà e trasparenza, nonché pure per una maggiore completezza di informazioni, che il brano che ascoltate in sottofondo, qui nella sigla iniziale d'apertura della nostra consueta trasmissione in diretta web dei lunedì sera su Scius Web Network, provvisoriamente i due compari più uno, due, si intitola Bluesin, tratto dall'album First Studio Session degli Still Nameless, questo gruppo italiano proveniente dalla Sicilia e più precisamente da Alcamo, in provincia di Trapani, e che comunque potrete sempre trovare, come tantissimi altri strepitosi artisti che noi di Scius Web Network scoviamo in giro per la rete e mandiamo liberamente in onda anche sotto licenza Creative Commons, sempre nel solito sito di Jamendo, in www.jamendo.com. Ed ora, signore e signori, che la diretta abbia inizio! Si parte, via! E buonasera, buonasera a tutti, bene bene bene, ci siamo, un calorosissimo ben ritrovati, finalmente, e rieccomi qui anch'io, in tutta la mia mole, dopo appunto questa lunga e larga assenza per questi mesi, per impegni miei vari, teatrali, non solo, lavorativi, di vario genere, di spettacolo, e naturalmente un saluto a tutti i nostri cari amici web radio ascoltatori, ma soprattutto web tv spettatori, sì, perché siamo in diretta alle 22 e
5 minuti primi, le 10 e 5 di sera, ore italiane, CET, Central European Time, lo ribadisco, sempre la mia frase solita, caro Luca e Saiuz, a cui tra poco vi passerò la parola, e adesso io avrò largo uso della mia parola per la mia assenza, posso sbizzarrirmi parlando il più possibile, sono mancato questi mesi e adesso avrò largo uso, come si può vedere. Scherzi a parte, allora, dicevo, questa sera serata davvero strepitosa, eccezionale, perché abbiamo due ospiti internazionali qui dallo studio 2 di Science Web Network. Rido perché noi sappiamo il retroscena, e naturalmente abbiamo Dominika Zamara e Stanley Aleksandrovic, che tra poco saranno qui con me, e quindi puntata davvero speciale, perché la faremo sia in italiano e per la prima volta, udite udite, anche in inglese, perché con il grande Stanley, davvero eccezionale, simpaticissimo, poi vedrete, grande chitarrista direttamente dagli USA, dagli Stati Uniti, avremo il piacere di parlare con lui anche in inglese, con la grande Dominika, nostra vecchia amica ormai di Saius, dove abbiamo fatto quella famosissima puntata insieme, una delle primissime in diretta web TV, e che appunto mi coordinerà e ci coordinerà collaborando, cooperando, co-conducendo con noi e traducendo le varie cose. Bene, cari amici, allora bando alle ciance, io passo subito la parola al grande, mitico e preziosissimo, insostituibile Luca. Ciao Luca! E buonasera, buonasera Gian, buonasera grande mitico Saiuz, buonasera a Dominika Zamara e a questo nuovo ospite di questa sera, Stanley, non dico il cognome per non fare delle gaffe, perché so già, esatto, che potrei impappinarmi. Esatto, quindi parto subito così, ma soprattutto un caloroso buonasera a tutti ascoltatori e spettatori, perché ricordiamo che stiamo andando anche sulla web TV, e devo dire la verità, questa web television va benissimo, perché ti vediamo forte e chiaro, guarda, ti vediamo tutto grande e grosso. Sei veramente, guarda, io caro quello Luca, che mi domando è come faranno a starci nella stessa camera, nello stesso riquadro, anche la Dominika Zamara e il nostro amico Stanley questa sera. Non anche so come perché... faremo, ma in qualche modo, no, scherzi a parte. Caro Luca, ti diciamo, vedo in formissima, io... Gian. Ti vedo, sì, in formissima. Molto forma, perché abbiamo detto che in questi mesi ero impegnato in cose teatrali, ma vedendomi qualcuno dirà, ma... si chiamano me... cose teatrali. Secondo me stavi partecipando alla versione italiana di Man vs. Food, perché effettivamente... Esattamente. No, scherzi Man a parte. Man vs. Food Table. Come... Okay. Come abbiamo detto nelle 5 precedenti puntate, tu sei stato in 5 puntate in 3 mesi, devo dire, è una bella media. No, a nostra discolpa possiamo dire che siamo partiti un pelino in ritardo, e non è che abbiamo fatto tanto per recuperare le puntate perse, no, scherzo, no, a parte. Quindi io e Saiuz ce la siamo presa veramente con molto, molto easy, molto zen, se vogliamo anche. Beh, però no, quindi... caro Luca, so che la mia assenza, aspetta che mi sistemo un attimo il microfono, so che la mia assenza ha creato degli sconvolgimenti positivi nel network, ho saputo degli ascolti in aumento, questo sempre prendendomi paradossalmente, no, ti ricordi i nostri discorsi? Vado via io queste informazioni sono strettamente riservate, quindi come hai fatto ad entrare in possesso di tali informazioni, esatto, non lo so, però no, scherzi a parte. Diciamo che se io prendo tutte le colpe del caso, me la sono presa in maniera molto easy in questo periodo, tu ovviamente non c'eri per motivi artistici, come abbiamo ribadito nelle precedenti puntate, sì. Saius invece, incredibile ma vero, si è rimboccato le maniche e, udite udite, ha lavorato e si è dato da fare, creando nuovi contatti, nuove partnership, nuovi programmi e quindi di conseguenza nuovi ascolti. Tanti e nuove piattaforme. Esatto, sì, nuove piattaforme. Nell'est asiatico, anche se nuovi connotati, nuova faccia, nuova persona, tutto nuovo. Scherzi a parte. Luca, questo... l'abbiamo nominato, ma non l'ho ancora sentito, Saius, perché poi vorrei chiamare gli ospiti. Non lo devi chiamare. Salve, sono Dolcina, sono badante del signor Rosario. Ah, è che lo sapevo io. Signora Dolcina, buonasera e benvenuta tra noi. Buonasera a tutti quanti. Stiamo bene qui. E il signor Saiuz in questo momento si sta mettendo il catetere.
Io con Stanley non voglio tradurre cosa dice Rosario. Magari io in questa fase puoi dire a Dominica di non tradurre nulla, proprio zero. No, Dominica anche... in silenzio. Per anzi, magari mettigli anche due cuffie e due auricolari. Esatto. Che... come ai giochi quiz. Esatto. Allora, signora Adalgisa, potrebbe chiamare gentilmente il suo padrone, perché così lo possiamo definire, vero Luca? Il padrone, perché sai, se questo altro non è padre padrone. Esatto. Padre se padrone. Se ce lo chiama, che... diamo un saluto al di là del vetro, penso unto di fumo più che mai di sigaro di quant'altro. Ragazzi, non è pubblicità Progresso, per voi non ascoltate Saius che fuma sigari toscani e senza beve contare whisky. Quello che beve, ma questo è un altro discorso. Solo grappa e vino. Oh, ecco Saius. Ciao caro Saiuzzolo. Eccomi qua, cari amici. Un buonasera a tutti quanti. Buonasera, scusa. buonasera dal vostro Saiuzzolo. Buonasera agli ospiti di questa serata. E sono felicissimo perché c'è una persona che proprio mi fa piacere che è ritornata questa sera. La grande e mitica Dominica. Ah, pensavo che ci sia Adalgisa. No, sì. Adalgisa è la mia badante. Se Gianluca, ma anche Gianluca me ne frega niente. Può anche... poi Gianluca, che ti avevo detto, Luca, che Gianluca ha messo su panza. Tenta di diciamo nasconderlo, che... ma è così. E vi dico solo buonasera perché... no, perché io questa sera mi rintano dietro al vetro per la regia. Vabbè. Vi lascio la parola. Un bacione, un abbraccio circolare a tutti quanti. Ciao ciao! Va bene. E naturalmente, grazie Saius, tu inserisciti pure per dare il tuo contributo con Stalle e Dominica, anche se capirai ben poco, come ho scritto nell'evento, caro Luca. Come farà il nostro Saius? Nel mio inglese, perfetto. Il mio inglese di Oxford. La domanda, Gian, è come farà, considerando che anche con gli artisti italiani faceva fatica. Quindi... ha problemi con l'italiano. Però noi, caro Luca, e qua potremo giocare un po', vediamo un po' come si mette la serata. Tra l'altro vi faccio vedere che nel vostro sfondo vedete questa chitarra che è di Stanley, quindi non vi anticipo nulla, potete già immaginare che sarà una grande serata perché ci farà sentire qualcosa anche con una chitarra particolare, che nelle foto che vedete ha quel doppio manico un po' strano, poi casomai chiederemo. Quindi cara chat, cari amici, intervenite se volete fare domande, è un'occasione unica. All the way long from USA, abbiamo Stanley Aleksandrovic. Caro Luca, cosa dire? Cominciamo a far entrare Dominica qui tra noi. Per dammi fare solo questo... un istante, Gian. Scusa, un istante, sì, solo perché... eri abituato. Giusto una nota tecnica che mi ha chiesto Saiz, perché tutte le volte io me ne dimentico, questa volta giuro me ne sono ricordato. Per chi ci stesse ascoltando su altre piattaforme che amplificano il segnale di Saiz Web Network, vi invitiamo ad andare esattamente, vi invitiamo ad andare sul sito principale, che è appunto www.saiuzwebnetwork.it. Lo potete anche leggere alle spalle di Gianluca, ma in questo momento è coperto dalla sua mole. Scherzi a parte, quindi bellina questa, saiuzwebnetwork.it. cliccando sulla chat avrete anche modo di dialogare, no? Rapportarvi, interagire direttamente con noi e con gli ospiti di questa sera, cioè Stanley e la Dominica. E cosa non meno importante, in basso allo schermo troverete anche il player alternativo per ascoltarci, ma soprattutto vederci, o meglio vedere Gianluca, la Dominica e anche Stanley. E detto questo, bravissimo, guardate, un valletto, sei un valletto, guarda. Mi sembri la Paola Barale di metà anni 90, guarda, sei fenomenale. La ruota della fortuna. C'è Enrico che ci accompagna sempre, che non si sa più tenere per non farsi sentire. Allora, caro Luca, innanzitutto un caro saluto a tutti i nostri cari amici web radio ascoltatori e web tv spettatori, perché ricordo in www.saiuzwebnetwork.it ci potrete vedere, ma andare nella chat che trovate a sinistra del sito e scorrere poi in basso e mettere il player per vederci anche nella web tv, perché adesso, cari amici, è il momento di chiamare Dominica Zamara e Stanley Aleksandrovic. Un saluto, Luca, io farei a tutti i nostri amici dall'estero che ci ascoltano da tutto il mondo, un caro saluto ai nostri amici connazionali a cui diamo sempre va il nostro abbraccio. E naturalmente now we start speaking in English, ladies and gentlemen, so here we are all the way along from Italy and Poland, la my best friends, un gradito ritorno all the way from Poland. Posso andare, Luca, allora con le mie cavolate? Prego. Dankeschön, meine Freundin. So, here we are, ladies and gentlemen, Dominica Zamara! Woo!
Non ci vedono finché non ci sediamo. Eccola qui, Dominica. Ci siamo. Che gran piacere. Questa volta siamo. Piacere mio, finalmente sono tornata. Mi siete mancati tutti gli ascoltatori di nostro radio Saius, soprattutto tu, Gianluca. Grazie. Dopo la nostra bella serva di Padova. Teatro Verdi. Ricordiamo che con Dominica, infatti, è da un pezzo che non ci vediamo e queste poi sono le occasioni, come ci dicevamo prima, anche per rivederci, no? Perché dalla serva di Padova che abbiamo fatto appunto ai primi di gennaio per la regia di appunto Stefania Ottaviani, che salutiamo se casomai ci vede. Cara Stefania. E Vincenzo Faggiano, che è l'autore appunto. E oltre che Marco Fedalto appunto, che ha scritto le musiche, e a tutti coloro che hanno partecipato come certo, artisti. Certo, certo. Claudia della Giustina soprattutto esatto. Salutare, grande artista. Chissà se Claudia ci vede, ma io le Claudia, do un salutone. Ti salutiamo, grande mezzosoprano. E tutti gli altri artisti che hanno partecipato a questa opera, ricordiamo, moderna. Moderna, sì, contemporanea. Diciamo, sì. Dove c'è gioco tra medioevo e moderno. Esatto, cantata, dove c'era appunto Dominica come soprano. E recitata, recitata. Attore Gianluca Marcuso. Ecco, avete qualcosa da chiedere da studio? E rispondiamo a tutte le domande, tranne queste. Ma più ci lasciate andare a ruota libera come sempre. Potreste andare avanti per ore ed ore, quindi quello che mi stavo chiedendo, se partivamo con la promozione, giustamente per quello che, sì. Quello che è stato e che sarà appunto saranno gli spettacoli dove appunto è impegnato la Dominica, dove sei impegnato tu e quant'altro, oppure se passiamo subito a questo altro artista internazionale, perché ricordiamolo che per la prima volta abbiamo contemporaneamente due artisti internazionali su questo schermo, piccolo schermo di Sites Web Network. Quindi io sono quasi sono lì che sto bramo dalla voglia di vederli tutti e due contemporaneamente, esatto. Senza dimenticare ovviamente Gianluca, per l'amor del cielo, lungi da me. Non si sa mai. Esci da questo porco. Esci da questo porco, vada retro. No. Quindi che no, siamo veramente che poi Gianluca si arrabbia che ci tiene, giusto? No, perché non è permaloso, no. È peloso, è permapeloso. No, è che ci tiene, è diverso. E allora dicevi, chiamiamo anche Stalli tra noi, a cui tradurremo certo, quello che diremo. Questo grande ospite diretto esatto. Da Londra. Solo alle 22:17 solamente, siamo già capaci di fare tutto ciò. Bene, and so, ladies and gentlemen, now is the right time to go with us here, our special guest from London, live on stage. Yes, he will be playing also for us. Yes, surprise. All the way down from the USA, Stanley Aleksandrovich. First time in Italy, la sua prima volta in Italia. Yes. Ciao caro. Hi Stanley, nice to meet you. Gianluca, nice to meet you. Nice to meet you. E quindi è un piacere avere Stanley, davvero Gianne, simpatico. Sì. Gianne, è bella questa cosa che vi abbracciate, vi salutate tutti, quando fino a due secondi fa eravate lì che festeggiavate. Una pizzata, no? Bellissima. Luca is saying that it's very funny that we are embracing, we introduce ourselves and say hi, nice to meet you. Yes, and half an hour ago we were in the pizzeria eating together. Well, yeah. And a half hour later we'll be fighting. So yes. E dice, magari tra mezz'ora stiamo anche litigando. Facendo pugni. È vero, è vero. It's true. E quindi, yes, but this is show business. No, it's not show business. No. It's serious art. Sì, esatto. Questa art. È la seria arte di chi fa spettacolo. Perché ovviamente. No smiles. Perché chiaramente poi quando siamo behind the camera, dietro una camera. We are completely different. Sì, siamo completamente diversi. Oh, yeah. No. I can start my real face. Bene. So we want to say hello to all the friends all over the Europe, all over the globe, yeah. All universe, over the world. Yes. Cosmos. Yes, and thank you so much for coming here on www.sciencewebnetwork.it. This is the web radio and web TV, so you can hear us and watch us if you want. Going on our website, click on chat if you want to write to us, and then if you want, you can also see us on the web TV down, very down, down on the website. Scroll down the website and you can click play video and you can see Stanley and Dominica right now
live on stage here with us. Okay, so thank you for coming out. We are speaking Italian, of course, because we are a web radio and a web TV, web network. Italian language, of course, is our language. Mm-hmm. But in the meantime, we speak also in English with Stanley to translate everything. I don't know if you have some friends from USA that are listen and see us. Maybe, I don't know. Because maybe Margaret. Maybe I'm sure that our Margaret, the best regards for Margaret. We love you. Stavo dicendo appunto, caro Luca, traduco per i nostri saiuziani. Uè, voglio, benvenuto da tutto il mondo. Che siete con la Coppa Saiuz. Cachillo che vedete, Coppa Radio, ha sputato pure Coppa tu. Quindi come fai questo switch on, switch off? Perché poi... Switch off, switch on. E se non vi piace, che volete fare? Scrivete in chat, scrivete come direbbe Sainz. Mogę po polsku też coś powiedzieć. Pozdrawiam wszystkich Polaków, moich rodaków, którzy są teraz przed telewizorami po drugiej stronie ekranu. Mi avete capito, vero? Certo, tutto qua. Sì, che possiamo vedere anche tutto con la TV polacca. Bene, e dicevo appunto, salutavo tutti i cari amici da tutto il mondo che ci ascoltano, in particolare dall'Europa, i nostri connazionali, come dicevo prima in italiano, e naturalmente dall'America, dove appunto spero che Stanley abbia un translating for them, for what we have just said, che naturalmente ci ascoltano anche dall'America, dove se c'è qualche amico di Stanley, ed ecco che Dominica salutava l'amica amici polacchi, anche americani, anche sì, amica nostra che ci segue, americana, esatto. Margit. Invitavo a appunto seguire e a scriverci anche nella chat. Caro Luca, io partirei con le prime domande, tu cosa dici? Esattamente, caro Gian, anche perché insomma sono 21 minuti che siamo qui in diretta tra... quella che è stata la premessa iniziale, giustamente, perché tu sei stato assente per un po' di tempo, per motivi artistici, e insomma tutti questi ospiti finalmente possiamo introdurre come di consueto, no, le domande di rito, caro Gian. Quindi okay. da dove partiamo? Perché qua ne abbiamo due, da dove partiamo? Viva la cavalleria o partiamo subito con Stanley? No, io partirei col fatto che appunto l'occasione che Stanley è qui in Italia per la sua prima volta. This is the very first time that Stanley is here in Italy. Non gli chiediamo cosa pensa dell'Italia. We don't ask what he think about Italy. I'm not leaving. Ha detto non ci sto vivendo. Molto diplomatico. Sì, esatto. Può dire quello che vuole, tanto riparte lui, quindi. Esatto. E naturalmente l'occasione per cui Stanley è qui, ed ecco anche l'ospitata, diciamo così, su Saiuz Web Network, che tra l'altro lo aspettavamo anche ai primi dell'anno con Dominica. Infatti, abbiamo invitato Stanley già, perché noi abbiamo fatto tournée in America due volte l'anno scorso con Stanley. Abbiamo aspettato anche Stanley per la serva padrona, cioè la serva di Padova, che abbiamo fatto al Teatro Verdi di Padova. Però finalmente siamo riusciti a sincronizzare le nostre cose, le nostre date. Domani abbiamo concerto a Padova, suo debutto in Italia, molto importante. Volevamo invitare tutti, dopo diciamo più particolari su questo concerto di domani. Esatto, so Stanley is here because he's playing with Dominica, we can translate it for other people, for Stanley exactly. And he have just been in London just for 2 days, three days and two concerts. To research. Yeah. È stato a Londra, viene da Londra dove è stato appunto per 3 giorni, ha avuto 2 concerti molto belli, interessanti, very very nice and interesting, and so this is an European experience, we can say. E questa è la sua esperienza europea. Certo che passare dall'America a Londra, in Inghilterra, all'Italia è per preparare il terreno per poi andare. Se posso dirlo, it's getting better every day. Ha detto che migliora e va meglio ogni giorno. Per giorno, ok, vedremo domani. Se posso dire Gian, America, London, Italy and Mancuso's house, ricordiamolo. That's the best place. That's the best place. Center of the universe. Yeah, lo studio 2 di Saiuz è sempre migliore, vero? The Mancuso's mess. Il casino della stanza di Mancuso con batteria. È grande ispirazione per noi, artistica. Sì. Tutto sto bordello. Ma piacevole. Yeah, yes, come? Yes, I know. E quindi l'occasione di Stanley che è venuto in Italia è un piacere perché farà dei concerti con Dominica. Oh, certo. E adesso parleremo anche di Dominica. We'll talk about you both with Dominica and the concert that you're having here in Italy. So this is an opportunity and the occasion you are here
with us. E quindi appunto traduco ogni tanto. Forgive me for my English, darling, but I know you understand me. And all the people, forgive me for my English, but I know that maybe understand me there. Forgive me us, understand. Forgive us for Sayus Italian. Oh, che bello. E, naturalmente, dicevo, Domenica sei qui, sei anche tu con l'occasione di Stanley, ed è da un pezzo che volevamo rivederti anche per aggiornare, per fare un upgrade. Ti piace come ho detto? Mi piace moltissimo, bravissimo, un bel accento. Dankeschön. Si capisce che sei un attore. Nel palco, non nella vita, purtroppo sono un non piccolo puoi mona. Non credo. No, sì. Believe me. Trust in me. Maybe I try. Trust me. E quindi tu. Stanley is very nice, very kind. So I'm so happy to. Okay. Oh. No, è veramente una persona eccezionale, perché sapete, avendolo visto grazie a Domenica sempre in internet e via Facebook e anche i concerti che fa con questa chitarra davvero particolare, che poi andremo a vedere con questo doppio manico tipo biforcuto, che dà l'idea di una cosa un po' non dico cosa, ma andiamo avanti. E dicevo, it's very kind and nice and funny see you you know, from Facebook, internet, with this particular guitar, yes, with your pictures on internet, when you're playing and where you're playing, yes, all over the stages on in your USA, and now you're here in your living room. Nel mio soggiorno, dice lui. Ok, and so we go on, perché qua stiamo purtroppo la ruota libera va e stiamo come sempre, ecco perché gli ascoltatori si perdono per strada, caro Luca. E quindi Domenica, noi ci siamo lasciati e anche Saius è stato sempre carino perché ci ha seguiti come sempre, ha pubblicato le nostre cose, quindi dalla Serva di Padova dell'anno scorso di dicembre, poi a gennaio al Teatro Verdi di Padova, dove è stato un gran successo esatto. Certamente, e forse seguito. Adesso si vedrà se replicarlo sicuramente meno. Faremo ancora, stiamo lavorando già con Dottor Fagiano per esatto, prossime per vedere, repliche, esatto sì. Poi ci aggiornerai sì, anche su questo, sì presto sapremo, mi aggiornerete anche su questo in ultimo momento, l'ultimo come al solito. Tanto io sono bravo, stai sereno, ma certo, sì, ma non sì, ti ma serve, che manguso, ma sì, manguso è bravo, se ne frega. E quindi adesso noi ti abbiamo lasciato da gennaio, we are talking about the opera, thank you, e adesso da gennaio ti abbiamo un po' lasciato e ci racconti cosa è stato, ma soprattutto questi prossimi eventi importanti che avrai. Sì, sì, sì. Very important things that Domenica is going to do, because she is going outside Italy again after the 4 times in USA, I think. Mm-hmm. Or 5 times? 4. I think the first time was Los Angeles, later was Arkansas, small concert, the first concert in New York with Polish Ambasciati. Later I make some tour with Stanley Aleksandrovich. It was a very good experience. And one thing we make, we're working together with World Peace Orchestra in Lincoln Center and close Metropolitan Opera and Avery Fisher Hall. We make together, abbiamo suonato un po' di concerti insieme. Questo grande concerto presentato da Kevin Spacey, anche Stanley ha lavorato con questo progetto. Dicevo appunto che Domenica è la quarta volta che praticamente va, adesso blocco tutto, Domenica non ti preoccupare, questo è quello che senti che è andato in onda, quindi loro non lo sentono ma noi sì. E dicevo adesso, dicevo Domenica che è la quarta volta che è stata negli Stati Uniti, lei diceva che l'ultima volta appunto ha avuto questa esperienza con Kevin Spacey che presentava sì, anche, bella persona, sì. Molto naturale, molto semplice, io ho notato questo, bravi artisti, grandi artisti, proprio come vedete qua, due tre, due e uno due pezzi di bravi artisti. Veramente bravi, perché uno è fantastico chitarrista virtuoso proprio mondiale, altro è bravissimo attore, non essere modesto perché so cosa dico, io sono molto critica, ma sono molto modesti, e notato questo, grandi artisti non si montano la testa, rimangono sempre modesti, naturali, invece queste persone che hanno certe mancanze di tecnica, di talento, si credono grandi, diventano presuntuosi eccetera. Questo è fantastico, che proprio siamo tra amici, tra bravi artisti, però persone modeste, semplici, normali. Dovrebbe essere questo, perché l'arte abbiamo dentro, non serve esibirsi in maniera assurda. And Domenica is saying that the great and big artists often are very very shy and very nice, simple, yes, simple, normal, not like star, like somebody okay, who so knows. So we translate in the same time to the other people. Quindi
Sì, dimmi. Ne approfittavo, Gian, perché sennò sì. No, no, mi fa ci perdiamo nei nostri se... No, 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 anzi, interessantissimo, nel senso che si sta creando veramente un ambiente come piace a noi, no? Come se fossimo al bar, diciamo sempre, sì, caro Gian. Ma l'idea, infatti, è quella, come dicevo anche a Stanley, che è come se noi fossimo al bar e facciamo una chiacchierata. È naturale. E devo dire che prima, infatti, tra pizzeria, macchina e altro, era veramente divertente. Se avessimo avuto una telecamera per riprendere, quasi quasi è anche più interessante, perché sono i primi approcci che si hanno, no? Prima di andare in onda. E quasi quasi è molto più interessante di poi quando si va in onda, che invece ci stiamo perdendo. Le naturali emozioni. Che la naturale emozione, sì, esatto. Si svegliano. Esatto. Scusa Luca, che dicevi? No, no, niente, semplicemente volevo solo agganciarmi a quello che stavate dicendo, esattamente, sì. Eravate un po' partiti da Kevin Spacey e come sì. Questi artisti così grandi in realtà sono anche umili, nel senso che comunque non è che passano il termine, se la tirano quant'altro. E Walter faceva una domanda che si può agganciare bene, è rivolta ovviamente sia a Stanley che a Dominica. E la domanda è: che cos'è per voi essere artisti? Vedi a chi falla per primo, vogliamo saperlo da entrambi. Okay. Walter is the one of our, come possiamo dire, un nostro ascoltatore, web radio listener. He's a very kind person, very excellent. Yes, and he did this question. What does it mean for you, being an artist? For you both, of course. To be an artist. You first. Be first. Okay. Allora abbiamo chiesto a Stanley quello che chiedeva Walter. Sì. Cos'è per lui essere un artista? I think it's to wake up every day and try to create something slightly better than what you did yesterday. And once in a while, you make a big jump and get something great, and then you try to live up to that. Which is the hardest thing. È come svegliarsi ogni mattina e cercare di creare qualcosa di meglio. Ti aiutami, Domenica, se qualcosa. Sì, qualcosa migliorare sempre. Diciamo sempre. Sì. Ogni giorno sviluppo di nuovo, creare proprio. Qualcosa di meglio del giorno prima e quindi fare un salto verso. Make a jump. Miglioramento verso. Once in a while. So, yeah. It's better and better. I have the same philosophy. Una volta per tempo. Once in a while. È bella questa espressione. Yeah. Un passo alla volta, tipo, no? Certo, certo. Sì. Miglioramento. Filosofia di miglioramento. Dovrebbe essere l'arte così, che sempre si sta sviluppando. Sempre meglio e meglio. E Dominica, invece? Oh, yeah, per me è difficile, perché io so fare solo questo. Come se ripeto, non so cucinare, non so altro. so solo cantare. Quindi è importante. La situazione è che sono circondata da persone che mi aiutano. So solo cantare. Io ho dedicato tutta la mia vita e sacrificato per il canto. So fare solo quello. Per me questa è una cosa naturale, proprio l'arte. L'arte di canto, che sto migliorando sempre. Sto studiando sempre, sto preparando un nuovo repertorio, sto facendo concerti, registrazioni. Proprio questa è la mia vita, ho dedicato tutto per questo, per l'arte. E comunque rassicuriamo Dominica, perché ci sono altre persone nella vita normale che non sanno fare da mangiare né stirare né altro. Vedi Saius, faccio un esempio a caso. Un esempio a caso. Che non sanno cantare, non sono artisti, eppure vivono lo stesso. Eppure vivono la stessa. E respirano. We're joking and kidding with Saius, this is the owner and the boss of the world. By the way, he's very nice with us. So far. Because Dominica said that she is not able to cook or to write many things, but singing. But he talked that we have different people who don't know. No singing, no cooking, no nothing. I can cook and Gianluca can clean and we'll teach you both. Stanley dice che lui può cucinare, io pulire, e quindi Dominica ha già trovato. Posso cantare. Okay, it's good. You teach us singing. Yeah. Okay, lui ci insegna a cantare. And so we said that don't worry, because there are many people in the common life that in the normal and ordinary life that don't do it, and not. They live together or they go on living as Saiuz. che salutiamo tanto Saiuz, che non abbiamo ancora sentito, il grande Saiuz. Che non Saiuz, non è ripetibile. Buonasera a tutti quanti. Basso profondo. Ad Algisa l'ho messa da parte questa sera. Vai. No, sai, se ci preoccupi, hai lo stesso tono dell'ispettore di Equitalia, per piacere, fai qualcosa. sì, hai ragione. Comunque, buonasera, Stanley. Buonasera, Dominica. Grande piacere di rivederti qua. Mi fa veramente piacere.
Io interverrò poco, quindi lascerò tutto ai baldi giovani parlare e interagire con voi e soprattutto agli amici della chat che esorto a scrivere e a porre domande a Stanley e a Dominica. Vai, Luca. Okay, adesso stai dillo in inglese. Okay. Yes. Sorry. What you read in the chat? Now just leave it in English. Perfetto. Mi piace il tuo... O in napoletano. Uè, ragazzi. Uè. Intanto salutiamo, Saiuz, saluta i nostri ascoltatori dalla chat, ci sono che si sta riempiendo, vedo. A parte Walter che ha fatto anche diverse altre domande, abbiamo anche R. Moscia. Venga precisa. Sì, sì, e invece voglio salutare, caro Luca, se posso, Clara, che è una mia carissima amica che ci sta seguendo, ma che mi ha scritto personalmente in chat, o meglio sulla chat di Facebook, che la invito anche a scrivere nella chat di Science se vuole anche interagire con voi, la quale naturalmente ci saluta e scrive testualmente che facciamo uno scambio. Intanto salutiamo Clara, perché Dominica ha avuto il piacere di conoscerla. Anche io ho avuto un grande piacere, ti saluto carissima Clara, e finalmente spero che ci troviamo qualche volta personalmente. Sì, che sono state carine come sempre. Non ho mai tempo, ma volentieri qualche perché volta. È sempre così. E Clara, che ormai è una mia fan, posso dire. No, scherzo, no, mi supporta in varie cose, segue anche l'andamento delle mie cose teatrali, e appunto ha conosciuto Dominica quando era venuta qui a fare Fanzolo. Quello che avevo presentato la serata, tu cantavi, bella persona, e poi avuto... E per Clara è una splendida persona, e dice: Clara, facciamo uno scambio, lei insegna a me a cantare e io insegno a lei a cucinare. Direi che non fa una piega. Uno scambio che non fa una piega, questo deve... So we are joking about what they write to us. And Clara is a very close friend to me, and she also knew Dominica a few months ago. Clara. And she said, okay, let's make a change. She teach me to sing, and I teach her cooking. Okay. Okay, good, we can try. It's a good deal. And she can't refuse. It's not a problem, my darling. But vegetarian things only. Oh, then we all go to the pizzeria. Yes. Scusate, sono, sempre torno a questo discorso. Io sono vegetariana da tantissimi anni, amo tantissimi animali e volevo, sì, diciamo, dire che vale la pena non uccidere animali, amarli solo. Non uccidete animali, questo mio appel per tutte le persone che ci seguono, per i miei fans, per tutte le persone, se riuscite proprio a fare questo. Perché animali sono state vive con grande sensibilità, non serve ucciderli. Quindi Dominica, non uccidetemi. L'animale manguso. Io sono in via d'estinzione, che eccezione. Eccezione. Esatto. Quindi non scaldatemi a novembre. Esatto. Facciamo la caccia. È vero. Particolare. È da novembre che mi sono ingrassato, c'è un motivo. Ti mi sono ingrassato per questo. Ne ho saltate due di feste, voglio capire se a Pasqua la salto pure. Vabbè. No, dicevo... Salutiamo Marco. Marco che ho visto adesso si è collegato in chat, ci tenevo, mio carissimo amico, ci ha supportato molto nelle ultime settimane, sì, quindi volevo dire proprio questo, mio carissimo amico, a cui do un abbraccio speciale, a Marco, perché è una persona strepitosa, eccezionale anche lui, e che so appunto che vi ha supportato e vi ha aiutato, perché come dicevamo sempre, utile sempre e doveroso il ringraziamento da parte nostra, l'intervento di chi viene in chat, quindi grazie Marco, anche se io non c'ero. E tra l'altro no, mi ha scritto Marco, per quello è venuto in chat, perché tu non c'eri. Esatto, per quello... Tra l'altro poverino Marco mi aveva scritto ma non gli ho mai risposto perché non ho avuto mai tempo fra i vari casini. Va bene, torniamo a noi. Ciao Marco. Allora, and so we can go on talking about them because we are laughing. Struca struca si dice in Veneto, cioè stringi stringi. Non siamo... Io struco volentieri. Cioè, sì, esatto. Posso struccare? E qua ce n'è a struccare. A Dominica la gente, aiuto, Enrico mi ucciderà. Io devo struccare. No, non sono io Dominica, lui è lei Dominica. Cioè Enrico. È lanciato Dominica. Io mi piace struccare. E quindi dicevamo che gli impegni prossimi di Dominica sono appunto quelli concerti con Stanley. Allora Dominica, vogliamo ricordare i concerti di Stanley? Se vuoi ti do anche un aiutino, uh-huh, andando anche sulle tue sulle tue pagine, che magari, uh-huh, qui abbiamo la possibilità, così se vuoi. Ok. Visto che quello l'anno che scorso era così attivo che non mi ricordo più niente. Sono stata tre tornei in Stati Uniti, ho fatto. Ecco qua. Cominciamo da questi, Domini. Ok, cos'è questo? Mercoledì 2 aprile, qua facciamo un'intervista praticamente organizzata da Gian.
lavorare così volevo salutare tanto... molto sì, sì. Di pure Luca. No, dico, sì. Lavorare così tanto da non ricordarsi gli impegni passati e futuri, sì, è fantastico. Ma veramente è così, no, è così, io non mi ricordo niente. Io vado perché quest'anno devo cantare in 10 paesi diversi completamente, fra un po' Grecia, poi Stati Uniti, Taiwan, Messico. Veramente che mi concentro sul futuro, non penso più al passato. Adesso stiamo tornando, ovviamente. Allora, tornando a questo, volevo ringraziare molto Edit Music Italy che ci promuove, soprattutto Luigi Mosello. Caro Luigi Mosello, sì, grazie per il sostegno proprio infatti, noi tutti artisti. E salutiamo infatti brava Domenica che ci stanno dimenticando come al mio solito, sì, l'avevo detto che dovevamo fare, sì, avevamo detto di salutare, sì, Luigi Mosello, Luigi Mosello della Edit Music Italy che ci promuove, che fa bellissimo lavoro. Adesso stiamo preparando anche un bellissimo brano di Maestro Ferilli, che ovviamente saluto anch'io, Luigi Mosello, ma salutiamo anche noi di Sideshow Network, sì, salutiamo, ringraziando tutti, sempre della collaborazione anche Stan storica, anche Alexandrovic, sì, che, esatto, che ci seguono da tanto tempo. E caro Luigi, quando vuoi noi abbiamo sempre il nostro studio a disposizione, vero Saiuz, vero Luca, per ospitare, ovvio, sì, sì, gli artisti. Noi sempre Studio 2 a disposizione, ma anche via Skype, senza problemi. Scusa Domenica, volevo dire che sì, abbiamo Luigi ci ha organizzato, diciamo, Luigi Mosello, tante interviste. Ad esempio domani abbiamo questo concerto a Padova, subito dopo mercoledì 2 aprile dalle ore 22 alle ore 23 abbiamo proprio, siamo ospiti in studio a Svizzera. Che potete seguire tutto su Facebook, comunque ci sono pubblicità create da Edit Music Italy, vedete tutto, seguite le nostre interviste. Qua vedo, sì, Opera Messico, questo mi fa molto piacere che quest'anno prima volta canterò al Messico, il più grande hall proprio in Messico, dove cantate Maria Callas, Giuseppe Di Stefano, Pavarotti. Più importante adesso futuro è domani il nostro concerto con Stanley a Padova, domani, il suo debutto proprio, esatto, domani a Padova, ricordiamo Domenica, dove a Padova? A Padova, sì, te lo ricordi? Allora, adesso dobbiamo cercare, dovete sì, cercare, no, ma guardate, trovate su Facebook, aiutateci, a Padova, centro di Padova, vicino a Chiesa San Francesco, sì, Scuola della Carità, alle ore 5 di pomeriggio. Trovate anche pubblicità in Gazzettino domani di Padova, sicuramente. Che è un posto meraviglioso, perché Domenica mi ricordava che c'eravamo stati anche noi per promuovere la Serva di Padova a dicembre, sì, ancora, sì, spero... durante un evento. E vediamo se qua te lo troviamo, Domenica, nella tua pagina. E ecco qua, sì, martedì 1 aprile. Ed è veramente una sala stupenda, piena di affreschi, dove abbiamo fatto appunto io le letture relative, sì, ai brani della Serva. Sì, mi ricordo benissimo, la voce Domenica... suona benissimo. Sì, la cioè, acustica splendida. Del 1500 proprio, affreschi del 1500. Sì. E Domenica cantava insieme alla Claudia, Michele, sì, Manfre, che salutiamo. Sì, che è bravissimo stato... tenore. Sì, simpatico, è stato con noi anche qui su Saiuz. È vero, e cantava in questa sala. E martedì 1 aprile, ricordiamo, alle ore 17, quindi alle 5, so Tuesday, the 1st of April. For a concert. For how do you feel before a concert tomorrow? The first concert in Italy. Your emotion. Chiede Domenica Stalli, come ti senti prima di un concerto, specie questo di domani, che è il primo in Italia. Perché Italia, sinceramente, io che provengo dalla Polonia, Italia è molto importante per artisti. Tutti gli artisti sono venuti in Italia. Se non vieni in Italia, non sei vero artista. Per due virgole esiste questo mito, ma anche in realtà, anche Mozart, sì, stesso ha fatto tournée in Italia. Per provare se sei davvero bravo serve che vieni in Italia, assolutamente. Qua e possibilmente tutto, a casa di Gianluca anche. Di questo sarà tutto. E per noi è come andare in America, che dopo, certo, se vai in America allora prendi e acquisisci, infatti, come se uno se sta qua non è bravo, certo, come dicevi tu. È così proprio. Certo che pensavi Domenica, 4 tournée in America e dopo qui su Saiuz. Ritorniamo indietro oppure sì, avanti. Esatto, torniamo in noi. So the question was by Domenica, very wonderful, really, yes, great question. How do you feel before a concert, especially before the first concert in Italy tomorrow? Mm-hmm. Che è very important for every artist, like, sì, Mozart, for example, make tournée in Italy. Every artist before or later have to make tournée in Italy. It's very important, I think, because was born opera here and instrumental also music, yeah, like Vivaldi. What do you feel inside the first time? I feel it's an achievement, and I feel it will be the first of many, good concerts to come, yeah, and feel I'm in the land of music, land of great singing, and I'm lucky to be with one of the great singers
the greatest singer I know personally, is one of the great singers of all time. So, dice che spera che sia uno dei, dei molti. Sì, sì, sarà inizio proprio di tutti i concerti, ciclo di concerti. Mi piace che è scritto, vabbè, buongiorno, che ha detto che è nella terra della musica, mm-hmm. che si sente nella terra della musica, e tra l'altro con l'onore e il piacere di cantare con uno dei più grandi soprani che lui conosce, cantanti, ha detto mm-hmm. che lei conosce. Mi fa molto piacere che è molto bello. Grande esatto. Maestro di chitarra, come sta? È un piacere, onore, anche per me stesso. I'm very honored to sing with this great guitarist, virtuosi, very famous in America, very good. E anche Domenica è contenta. Quindi vi ricordo, per gli amici del Veneto, che sono appunto in Veneto, che possono appunto domani sera. Alle 5 di pomeriggio. Martedì 1 aprile 2014, ovviamente, alle ore 17, quindi alle 5 di pomeriggio, presso la scuola di Santa Maria della Carità, nella chiesa di San Francesco in Padova, mm-hmm. con Domenica Zamara, soprano mm-hmm. drammatico, e Stanley Aleksandrovich alla chitarra classica. Io direi che potrebbe essere anche il momento, vista l'ora, caro Domenica, come vedi il tempo vola e non abbiamo detto nulla, e sarebbe bello parlare sempre. Un po' più. You know, time is always flying. Do you like this translation? Well, it's pretty nice. It's always like that. Ho detto se gli piaceva questa traduzione che ho fatto, che il tempo vola. Molto poetica, metaforica. Sì, like an airplane. Come un aeroplano. I think that if you want now, it could be the right time to listen to you playing something. If you give some emotion on our public, or our audience. That sounds very nice. I'd love to play something. Allora, mm-hmm. ho detto, gli piace, è veramente bello questo che ho detto, nel senso che non vede l'ora di suonarci qualcosa. E quindi, cari amici, io mi sposterei con la mia moglie. No, Domenica, tu puoi restare. No, peccato che non ci canti spazio. Nulla, perché... No, io sono purtroppo una tragedia. Sono molto raffreddata, esatto. Sto malissimo, prendo medicinali, domani devo fare concerto. Questo è terribile per noi cantanti, che il nostro strumento è così delicato. Speriamo, pregate per me, vi prego. Amen. per guarigione. Suona in 27.000 paesi, Taiwan, Messico, Giappone, ma non a casa di Gianluca Mancuso. Mi spiace, Gian, non canterà a casa. No, sto veramente male, mi fa mal di gola. Ho sentito mal di gola, per domani devo guarire, devo esperimentare. Okay, Stanley. Però Stanley, no, we we'll let piacere. You hold the camera for you, hold the stage for you. You can bring up, yes. ok, you can prepare yourself. Noi ci spostiamo nella mia grossa mole. Domenica, vuoi venire di qua o di là, la stessa cosa. E vi prego di osservare, anzi torno un attimo, scusate, in campo, di osservare la chitarra veramente particolare che ha Stanley. And I'm saying to note you, that you have to note your very particular guitar. Particolarissima, bella, perché quando io vedo, l'ho visto in foto in Facebook, è davvero una cosa molto particolare. Dici, ma come fa a suonare questa cosa? Che ricorda anche degli strumenti indiani, anche africani, che hanno magari. It reminds us a very particular kind of instruments, a guitar from India, from Africa. You know that they have many other kind of guitar. The first time that you see it, you think it's very strange. Classic guitar. So if you want to, later on we can explain, talk about this. Okay. Interesting guitar. Ladies and gentlemen, all the way along from USA, Stanley Aleksandrovich. Enjoy your time with him. Thank you.
Bravo! Bravissimo. Ragazzi, bravo, naturalmente non so cosa è venuto fuori. Your turn. I play guitar but not I don't want to break your guitar now. I've got two. If you want you can play mine. Oh. It's better for you. Io sono molto felice che proprio Saius Web Radio ha presentato proprio nostro caro Stanley. Perché in Italia chitarra classica non è così popolare, purtroppo, non ci sono tanti concerti. Spero che grazie a questo troviamo, diciamo, audience più ampio per questo genere. In America è molto popolare, molto seguita. In Spagna, anche in Messico, Brasile, qua invece un po' meno. Speriamo che si svilupperà un po' questa direzione verso sviluppo di chitarra classica. E abbiamo anche visto, cara Domenica, infatti, nelle foto. I concerti dove li avete fatti in queste sale immense con 2000 persone con sì, in America sono spazi molto più ampi, c'è più pubblico, diciamo, perché tutto è sì, automaticamente più grande, c'è più, diciamo, interesse verso chitarra classica. Speriamo che in Italia si svilupperà di più. Ve lo auguriamo, sì. Siamo contenti noi di Saius. Siamo felici che Saius ha presentato così grande artista proprio. Noi siamo contenti appunto di avere questa occasione e opportunità. And so, Stanley, if you want, we can talk about your guitar. Particular guitar. Mm-hmm. Quindi possiamo parlare della sua chitarra davvero particolare. Allora, come potete vedere, ok, che Stanley ve la possiamo anche toccare. La potete comprare su eBay a €49.90. He said you can buy it on eBay $49. Scherzi a parte. Quella bandiera non ha fatto vedere tutta la chitarra di Stanley quando l'ha alzata in terra. No, ma si vede perfettamente perché copre la pancia di Gianluca, o perlomeno tenta di coprire la... Ok, quindi vi faccio notare una particolarità che era bello che io guardavo quando Stanley la stava accordando. When you were turning on, yes, and you were set on every pieces of this guitar, quando stava, non dico costruendo, ma montando i vari pezzi, perché ha questi due supporti, uno qua sotto, come si può notare magari, ok, e uno qua sopra, ok, no, non voglio da profano, ok, vi faccio notare, se mi pare che si veda, vero caro Sai? Sì, si vede perfettamente. E qua sopra, questo supporto che Stanley ha, sono veramente particolari queste cose. It's very particular because I asked him, gli ho chiesto, come mai ha questi supporti? Why you have this support? The support is instead of the footstool. Okay. Ah, it's ergonomically correct. Sì, è per avere ergonomicamente, in maniera corretta, un appoggio sul piede d'appoggio. La posizione. E per la schiena. Loro diaframma, diciamo. Esatto. È interessante questo, lo voglio anch'io, quando suono la mia. Anziché stare con... Otherwise you have to stay with this... A footstool and it, yes, strain your back. Yeah, instead you can stay, yeah. Anziché stare con la gamba alzata, quindi con il piede alzato, è molto più confortevole, sì, per la schiena, esatto. It's like singing, if you use the wrong part of your vocal system, you'll strain it. Automatically I have projection, sì. E appunto Stanley dice come cantare, se tu usi in maniera sbagliata le parti sbagliate dell'apparato, della posizione, del corpo, esatto, la posizione, automaticamente, esatto. Stessa cosa. And the other one, this one, questo qua. It's like the violinist's chin rest. It makes it a smoother contact with the arm. Okay. Because the guitar's edge is a corner. This is rounded, so it doesn't cut into your... Ok, e quindi questo è come quello del violino perché gli permette. No concert tomorrow. Niente concerto. Io ce le unghie. Sì, Domenica, la tigre della Siberia. The spear of the tiger. Tra la voce di Dio di Saius, la tigre della Siberia. Oh no! E allora Stanley diceva appunto che questo è come supporto. E poi ci lamentavamo se Saius beveva e fumava durante le dirette. Diceva però no. We want you. E quindi ti immagini Stanley a Napoli con Saius in mezzo. E quindi no, thank you so much. E quindi questo supporto poi, come diceva Stanley, come quello del violino, gli serve per arrivare. Beh, wonderful.
Yeah. Really great. Mi sa che lo userò anch'io. It's yours. It's yours, but it's mine. $49. $49.95, please. But I have to say that it's very, very comfortable. Yes. Really. È molto confortevole, cioè comodo praticamente. Yeah. Really, really. It helps a lot. Yes, really. Yes. Bene. Molto bene. Molto bene. Great. E questo naturalmente diceva è anche comodo per appoggiare perché solitamente you have this part of the guitar, you told me, questa parte di chitarra molto ad angolo che chiaramente non vai a sbattere con l'avambraccio e non appoggiarti, quindi non ti vai a far male ed è molto confortevole. Devo dire che appunto suonandola così in effetti è molto confortevole. I have to say that, sai che da domani lo vedremo su Media Shopping questa cosa. È possibile comprarlo. From tomorrow we will see on TV shop that they will sell it. I hope so. I get 10 free ones, please. Ha detto che vuole la sua percentuale. It's okay. Instead, what's about this four strings? I think the bass strings, maybe. Oh, that you sometimes use? Yeah. Yes, this is an 1861 Viennese style guitar. 1861 Viennese. That means the height of the romantic guitar period. Viennese. Yes, it's a Viennese guitar. Hmm. And the players used all of these extra bass strings to support the harmony because. Bigger like, sense of very deep sound. Yes. Deep sound. It's like having a bass, maybe bass guitar or something like that. Boom, you can get much more sound, much more harmonious. You can make the harmonies go farther with the modulation. Much more rich harmonies is the most important. So 18. It's an 1861 copy. It's a copy. It's 1861. That was the design. Quindi questa è una chitarra, una copia di una chitarra del 1861, 1861. Viennese, from Vienna. Da Vienna, del periodo romantico. Made by the great guitar builder of England now, Gary Southwell. Southwell Guitars, UK. Qui ha detto, da uno dei più grandi costruttori che ci sono adesso di chitarre, è Gary Southwell. Gary Southwell. Southwell. Oh. Southwell. Buon accento. Il suo. Bene, bene. No. Parla molto bene l'inglese, Stanley. He speaks very good English, Stanley. French. Gary, if you're listening, the next guitar I get for half price. No, Gary, se ci ascolti, la prossima chitarra la voglio a metà prezzo. Dopo la pubblicità che gli ha fatto. Così. E quindi diceva che le quattro corde superiori, cioè qua sopra, le usa come basso. E sentiamo anche la differenza per poi... Questa è la tipica. This is the strings from the guitar, classic guitar, yes. And these are from the bass guitar. The lower ones. The low ones. Yeah. The extra strings. Yes, le corde extra. Dopo, Stanley ci andrà a suonare qualcos'altro, ovviamente. Mm-hmm. He's gonna play something more. Okay. When you want, you can. Okay. Soon, if you want. Okay. Soon. Right now. Anche adesso. Okay. Prossima esecuzione. With this or with the other one, as you want. Let's see. I can play one more that will use more bass strings. Yes. Yes. Ha detto che ce ne suona ancora una, però utilizzando ancora di più le corde basse che finora non ha utilizzato. Mm-hmm. Quindi noi ci spostiamo. We move. Buon ascolto a tutti. Esatto, buon ascolto con Stanley Aleksandrovich. Dankeschön, bitteschön. Grazie. E buon ascolto su Science Web Network on www.science.webnetwork.com.
I have to retune. Yeah. Went a little out of tune when Gianluca played it. Deve accordarla, perché per colpa mia si è scordata. Parlando con me, infatti mi pareva che era un po'... Eccola. Diapason. Fantastico. Così vediamo vero il lavoro di artista. In diretta. In diretta, infatti. Senza tagli, senza niente. E soprattutto senza accordatore, come faccio io. Thank you.
Filo d'anche, thank you so much. Grazie, grazie. The guitar does most of the work. Che compositore era? Which composer? Which composer it was? The last one? Yes. It was Johann Kaspar Merz. Che non conosce. Good Italian composer, Johann Kaspar Merz. Un Italian compositore. It was actually a mazurka. He arranged from music of a Russian composer, Shulov. It was a free arrangement of, a beautiful mazurka. Great. Thank you so much, Stanley, for giving us these feelings. Beautiful emotions. Ringraziamo appunto Stanley per averci regalato queste emozionanti, così. Ci ha commosso praticamente. Perché qui dal vivo, naturalmente, ascoltarlo qui è sicuramente molto più emozionante. Certo, sentiamo vibrazioni di strumento, esatto, come la voce, stessa cosa proprio. Che spero vi arrivi anche a voi. Cosa dite di là del tubo catodico, voi? Allora, da questo lato, da quest'altra parte del mondo, no, scherzo a parte. No, comunque notevole veramente, è rarissimo avere la possibilità per noi almeno di avere qui con noi un artista come lui, insomma, che comunque ci delizia con queste note e soprattutto con questi strumenti anche. Non so se hai notato, Gian, se hai avuto modo di vedere le domande che... Perché... Sì, non riesco a vedere, infatti, dimmi pure tu, Luca. Appunto, Walter si chiedeva... Si chiedeva appunto quale fosse il repertorio del maestro, questo poco prima dell'inizio del brano. Poi certo. Durante il brano, tra virgolette, corretto il tiro, chiedendosi che se non trattasse... scusa, sai che dopo le 11 inizia a perdere colpi, sì, no? Sì, infatti. No, dicevo, Walter appunto si chiedeva se non si trattasse di musica romantica ottocentesca. Ok, so we have a question from Walter, that is our listeners, one of our listeners, that is asking which are the... What kind of century which century it is that now you play? Oh, the one and I just played? Yes, and this is your favorite century for this guitar, and or not only, because that, before you play early music also. Yeah, it's possible, it's universal. The first piece was from the time of Louis the 16th. He was the court guitarist to the Sun King. Yeah. And from French early Baroque, and when the king couldn't sleep, he would ask his court guitarist, Robert Devesay, to play for him, and that was one of his pieces that he played for the king back in France, the first piece. Mm-hmm. Okay, but also it's possible for contemporary music also. It could be. It's universal. Yeah. But also romantic. The romantic. Absolutely. The romantic is what this guitar is made for. Yes, because the sound is very very full, deep, and harmony is very rich. Sì, cioè, all'inizio, primo brano che ha suonato professor Stanley Aleksandrovich, perché lui è professore, anche volevo dire, in Manhattan School of Music. È più importante scuola di musica di Jural School of Music, molto più importante, anche se Jural è più, diciamo, pubblicizzata, non è sempre proprio Manhattan. Allora, professor Stanley Aleksandrovich, primo brano era proprio brano di primo barocco francese, e poi il secondo brano era romanticismo, però possibile anche questo strumento usare per musica contemporanea, allora strumento molto, diciamo, universale, perché armonia molto ricca, profonda, questi bassi creano possibilità di creare accordi molto profondi, c'è grande sonorità anche, c'è grande, diciamo, resonanza, come noi diciamo, in senso, noi cantanti ad esempio usiamo resonanza, famosa maschera, qua si sente maschera dello strumento proprio, che è chitarra classica, perché di solito chitarra classica è molto più soft, molto più, diciamo, delicata come suono, questo invece è più, diciamo, non dico metallico, però più appoggiato sicuramente, però universale, però soprattutto lui conferma musica romantica. But that particular composer lived from 1806 to 1856, he died. Quindi un compositore che è nato nel 1860, ed è morto. Sì, sì. Comunque periodo del romanticismo puro. Cos'altro potremmo chiedere a Stanley? Abbiamo l'occasione di vedere qui. Infatti, io chiederei una cosa molto interessante. Adesso I translate, it's a very interesting question for you. Questo è interessante per chitarristi classici, per tutti i musicisti classici che
Possono eseguire brani già stati scritti nel periodo di barocco, classicismo, romanticismo, impressionismo, però molto interessante per ogni artista, secondo me, soprattutto classico, è fare l'arte contemporanea, brani scritti, prime premiere mondiali, brani scritti proprio per te, come in caso di professor Aleksandrovic. So che lui ama un compositore che si chiama Kučera, collabora con questo compositore di Repubblica Ceca, proprio di Praga, molto famoso lì. Ha scritto per lui un ciclo di brani molto interessanti che Stanley ha suonato durante il nostro tour in America. E volevo che mi dice qualcosa di questo compositore. I would like to ask you about Kučera. I know that this composer wrote for you this cycle of he didn't write that for me, that particular one. It was yes. Tell me something about this. It's very interesting to have new music, and you have to looking for a new interpretation. Yes. It's much more interesting than you play a million times the same things. Yes, it's absolutely new. It's good for every artist to Václav Kučera is a Czech Republic composer, and he was born in 1929, mm-hmm. so he's a senior composer now, and he was one of the composers in the Eastern Bloc when the mm-hmm. Czech Republic was still part of the whole of Russia, and I think he had to write according to political subjects allowable by the government, so he mm-hmm. decided to write a homage to Che Guevara, mm-hmm. the great revolutionary. Mm-hmm. And Che Guevara, his big guitar piece is a cycle of Che's life from early on through his times of stress and all the way up to his death. And so it's almost like an opera compressed mm-hmm. onto the guitar, very dramatic. Yes, and yes, very powerful. For sure. And I remember when we played in America, it was like trembling. Sì, mi ricordo che mi ha tremato mentre io avevo pausa di cantare, lui suonava questi brani proprio di Kučera. Era una cosa impressionante, molto contemporanea, poi usando certa espressività artistica particolare, tipo bussare, certo linguaggio che non si usa nella musica classica. Particular. I was talking about your language that you use, your expression in this kind of music. And very soon you'll be singing his great song cycle by Rilke. Yes, I'm preparing. Yes, in futuro vogliamo proprio registrare questo ciclo di brani di Lieder che io ce l'ho già spartiti. Nessuno non ce l'ha. Sarà prima mondiale. Stiamo preparando disco che forse registreremo a Londra se riusciamo. Maybe we're recording a London. What you tell me. Sì, di questo grande compositore Kučera, proprio brani strumentali, brani vocali per la chitarra. No, questa è una grande sfida per noi, dicevo. I gave the premiere of his concerto in America, mm-hmm. his guitar concerto. Sì, lui ha suonato proprio. Salvador Dali. Ah, okay. Sì, lui ha suonato anche un concerto dedicato a Salvador Dali. Sì, scritto sempre per da Kučera. No, lui è grandissimo proprio. Kučera. Oh, qua c'è su Facebook, potete trovare anche la foto di grande Kučera, grande compositore, molto espressivo, particolare. E naturalmente, appunto, ricordiamo la pagina di Dominika Zamara su Facebook. Andate lì con Dominika Zamara, troverete due o tre pagine, vero Dominika? Ah, sì. Perché ne hai due o tre. Sempre di più, non riesco più a gestire. Sì, esatto. Non riesco più a gestire. E lo stesso sta lì, you are on internet. Yes. So if they want to contact you or to see something about you, they can go on your Facebook page. Facebook page? Even my website, which okay. is my name. StanleyAleksandrovic.com. Che quindi è www.stanley, scritto proprio Stanley con la Y, con la Y, Aleksandrovic, che è scritto Alexandro WICZ. CZ, esatto. Esatto, come CZ, mm-hmm. .com. So, www.sayus. Stanley, andiamo bene. Stanley. We are drunk. I'm like Luca, this time we are shrinking our brain like a boat. Ho detto il nostro cervello, caro Luca, come te, a quest'ora diciamo va giù come una nave. Esatto. Ubriachi naturalmente. Sì, adesso www.stanleyaleksandrovic.com. Yes. E quindi .com, e trovate le cose sul sito di Stanley, che comunque lo trovate anche su Facebook. Nel dubbio l'abbiamo già riportato sulla chat in modo che gli ascoltatori lo possono anche leggere, appunto, il website, il sito web, e possono avere la possibilità di andare a vedere direttamente
la pagina di Stanley. Già che stiamo sulla chat, poi magari passiamo anche le nostre pagine e i nostri contatti, caro Gian. Già che siamo sì. sulla chat, vorrei ridare appunto la parola ai nostri ascoltatori, perché giustamente li abbiamo deliziati con dell'ottima musica. Perché ti stai spogliando, Gian? Non lo so. Perché sta scoppiando la camicia? Okay. Abbiamo visto tutto. E allora così è meglio, dai. Perché vedeste linee, questi bottoni che si aprono, è meglio per queste cose. No, emozioni proprio. L'emozione, the emotions of my body. Oh. Che mi faceva abbastanza schifo così. No, quindi... tornando noi. Allora io comincio. Aspetta, ecco. Vediamo Domenica, non so perché. Perché? No. Ma la chat dice che è meglio Domenica. Anche io preferisco Domenica. Io preferisco cantare, però. Questo è bello. Ok, stavi dicendo Luca appunto. No, stavo dicendo, quindi, per quello che riguarda la chat, sempre Walter, che questa sera è attivissimo, ci faceva due domande. La prima, se compone musica Stanley, e la seconda, se conosci i classici italiani. Ok, Stanley, a new two questions. Vai, Domenica, mm-hmm. visto che ti vedevo lanciare. Io non ho ascoltato. Ok. ancora. So, always Walter is asking if you're composing or you compose. Do you compose any music? And if you know the classics, the Italian classics. Oh. Yeah. Italian classics. I don't really compose as a composer does. I'm more of the arranging type of composer. There's a piece of music, beautiful piano piece I might try to arrange for the guitar, and that's a sort of step towards composition. I don't think I have the original idea for the great melody or the great tune or the great rhythm or the great, but I think I can find them pretty well out of the great composers. Composers are born and really not made. I mean, you can't be made if you don't have the gene inside, mm-hmm. the composer's gene. Yes, When I was a little kid, I wanted to play the notes well and, you know, clean. My friends who are composers, every single one, when they were little kids playing their Mozart sonata, wanted to change Mozart to the way they thought. So they had that composer's gene, which I think one needs. And I have an arranger's and player's gene. Forse traduco per sì, traduco già per audience italiano. Diciamo, bisogna nascerci come compositore oppure come virtuoso. Lui è virtuoso ed è già da bambino, diciamo, cercava di in maniera molto pulita e precisa riprodurre, diciamo, opere di grandi compositori come Mozart, Vivaldi, eccetera, Bach sicuramente, perché è una grande scuola. Però non si sentiva dentro di comporre, di cercare, di improvvisare. Bisogna nascerci, invece, suoi amici che sono diventati grandi compositori americani, cioè da bambini hanno avuto DNA proprio dentro, proprio di comporre, di cercare, di creare. Bisogna proprio nascerci o come virtuoso o come compositore. Secondo me non si può collegare. Ad esempio grande Chopin, mio connazionale polacco, lui era bravissimo come compositore, ma come esecutore, come virtuoso, Liszt era molto meglio, perché Chopin stesso diceva: voglio suonare mie sonate, miei concerti come faceva Liszt, grande virtuoso. Allora lui è grande virtuoso della chitarra, soprattutto romantica, ma non compositore. Sono due cose diverse. The second question. Second question about classics. Yes, Italian classics. Yeah. I'm learning more and more every day about opera from Domenica. Ah, yes. I have to. She's teaching me the soul of the song, each song, what it's really about, to a level I've never experienced with another singer I've worked with. And I've worked with some great singers, but she's definitely the greatest of the singers. And, I will be right. But because she works the hardest. She has the singer's gene, and she works the hardest of anyone I know. But opera's something I'm growing to love. Italian opera, growing to love more and more every day. And I hope many times soon in the future to hear opera in Italy and at La Scala. And probably Domenico will be singing on the stage soon there. Norma? It's my dream. I have to arrive there. It's a dream of my life, yeah. And I have to do it. And we wish you all the best to do it. Thank you so much. Dice che appunto per quanto riguarda i classici italiani si conosce qualcosa, però sta imparando sempre di più per quanto riguarda l'opera, grazie a Domenica, che appunto lo sta accompagnando in questo percorso d'opera, dove appunto lo fa entrare, diceva, bello, nell'anima dell'opera, che c'è del solo molto piacere, sono commossa. Sì, perché ha speso delle belle parole per Domenica, che appunto grazie a lei, con questa
voce strepitosa che ha detto grande cantante, lo sta praticamente inserendo, diciamo così, e gli sta facendo imparare, diceva, giorno per giorno l'opera. E magari, diceva Stanley, sarebbe bello se appunto in futuro dovesse fare qualcosa di opera insieme, magari, diceva, alla Scala. Sì, speriamo bene, io ci credo, già sì, in America Lincoln Center siamo riusciti a raggiungere. Allora credo che arriverà il momento, se qualcuno ci crede. Io volevo dire, trasmettere un messaggio: non avere paura dei nostri sogni, di realizzare i nostri scopi, ovviamente se sono puliti, perché se siamo grandi lavoratori, se studiamo, miglioriamo tutti i giorni, prima o poi si arriva, veramente, senza porcherie, fra due virgole, senza conoscenze, senza altri mezzi sporchi, si arriva, veramente. Io sono esempio, non avevo nessuna conoscenza, con grande lavoro, ovviamente sono stata fortunata perché sempre trovo sulla mia strada persone che mi hanno aiutato, certamente in maniera pulita, in senso, bravi musicisti ho trovato, bravi direttori d'orchestra, brave persone che sostengono artisti, questa è una fortuna, però noi siamo stessi come Dio, noi siamo creatori proprio di nostro destino, chi vuole realizzare qualcosa può fare sicuramente, con grande lavoro e sacrificio si può fare. Allora evitiamo scorciatoie e porcherie, andiamo con la strada più lunga però corretta, si arriva. Io ci credo. Che è quello che dicevamo anche sì, prima sì. In macchina. Con Gianluca siamo diciamo d'accordo, questo, molto, anche sì. Lui stessa strada, sì. Proprio vedo che si sta sviluppando molto bene la sua carriera, a grande richiesta. mi ricordo un anno fa, diceva, oh, non succede niente, invece ha fatto un sacco di cose. L'ultimo anno, sì. A Teatro Verdi di Padova. Sì, altre cose in giro, sì. Ha fatto con grande successo due opere, un'opera o un'operetta, e adesso ha tantissime richieste proprio, anche come regista si sta sviluppando il suo... Ah, sto sviluppando in tutta la mia forma. Registra, sai, Gian, mi raccomando. E quindi, no, notare veramente come, lo dico, adesso sto parlando non tanto a voi, ma agli ascoltatori, no? Parlo da solo in questo momento. Notare come si è veramente creato un bellissimo clima, no? Un po' tra la musica, le parole, le belle parole che avete speso e che state spendendo nei confronti della musica passata, presente e anche futura. Stavo guardando un pochino l'orario e così ci facevo anche mente locale per come stiamo andando, cerco un po' di tenere le redini della diretta, perché ricordiamolo che anche se siamo un network indipendente e senza alcuno scopo di lucro, quindi abbiamo tempistiche un pochino come ci pare, no? Abbastanza elastiche. È anche vero che per questioni di palinsesto, che giustamente Saiz ci tiene che vada tutto liscio come l'olio, dobbiamo anche stare attenti un pochino agli orari e per non sforare troppo. Quindi mi introducevo... E di personale fatica fisica anche. Perché fatica fisica è importante, suda tanto anche. Suda tanto. No, sono le 23:24 minuti primi, ho regolato anche l'orologio che veniva fuori. Andiamo a dormire. Sì, anche perché loro tra l'altro hanno domani questo concerto. Abbiamo domani il concerto, Stanley è molto stanco perché è arrivato stamattina da Londra. Questa vita dell'artista, proprio, tanti pensano solo successi, ma anche sacrifici, volevo capire. Volevo proprio dire una cosa, questa è molto importante, che sacrifici che bisogna fare, artista che è arrivato, bisogna sempre viaggiare, arrivato da Londra dopo due recite molto difficili, già, oggi è arrivato stanco, adesso abbiamo intervista qua a Saiuz e domani abbiamo le prove, concerto, allora vita è così piena di sacrifici, sembra così facile, bello, quando si vede dopo su Facebook, su website, sembra tutto facile, invece è un grande sacrificio perché non si dorme. Sempre stress, però bella, 5 minuti ricompensano tutto, vero? Ok, traduciamo dopo. C'è anche una domanda sempre di Walter. There's a question always from our Walter. Audience. Walter, yeah. Vorrei ancora sapere se il maestro è anche didatta e quali sono le opere preferite da Domenica. Ok, maybe okay. First here. Ok, you can... Oh, ok, yes. Are you also teacher? Oh yes. Yes, they take some. They ask you something about it. Try to. I talked just about it a little bit about before. Teacher yes. Yeah. Try to explain. Perfetto. Non poteva tradurre meglio di me. I'm tired. Sono stanca. No, ma tieni bene. Stanca e malata. Esatto. Let's see. I've actually been teaching the guitar since I was 13 years old.
And so I'm getting really sick of it. No, no, I'm just joking. Ha detto che insegna chitarra dall'età di 13 anni e allora non c'è, e quindi sono stanco di insegnare. No, era scherzando. I actually love teaching a lot, and the reason I love teaching is even if the students, most of my students are very good and they work pretty hard, and the ones who don't work pretty hard, I'm so lucky. I have the best job in the world. I get to pull a piece of Bach's music apart and look at what Bach did, or another great composer. And I teach as much as I can when I'm not playing concerts. So several days a week at I'm a teacher and teaching. Okay. Dice naturalmente che ovviamente, scherzi a parte, gli piace insegnare. La maggior parte dei suoi ragazzi, i suoi docenti, i suoi studenti sono bravi e imparano bene, praticamente si applicano. Quelli che magari sono un po' meno bravi, dice, magari gli consiglia, è bene per il suo lavoro, diceva, perché comunque ha sempre materiale, e gli consiglia anche di fare composizione e quant'altro. È giusto, l'altro, molto onesto. Molto onesto. Dicevi prima, Domenica, che lui insegna, tra l'altro, in una scuola molto importante. Molto importante, Manhattan School of Music. E io mi ricordo quando sono stata proprio negli Stati Uniti, ho insistito un po' avevamo tante prove, però ho visto anche quando insegnava, quando si dedicava, quanto cuore dava per allievi e quanta pazienza aveva, che pochi musicisti, che siamo anche virtuosi, pochi abbiamo questa pazienza che lui. You are very patient, you are great also like a teacher, like virtuosi is the first thing, the most important, but also like a teacher you are great. I remember your lesson, I listening something. No, era stata fantastica esperienza, grande pazienza, grande calma, proprio lui ha questa natura, è molto bravo come insegnante. Infatti in futuro, in the future we have to make this with Coran pianist masterclass. Pianifichiamo in futuro fare proprio masterclass a Venezia, anche in zona di Treviso, con una pianista famosa coreana proprio, e Stanley sarebbe un maestro proprio della chitarra. Sì, ci sarà una pianista coreana famosa che farà masterclass per allievi coreani di pianoforte, io insegnerò canto e vediamo anche violinista, forse anche teatro, cerchiamo di unire diverse categorie. Ben volentieri. Questa proposta che è nata così, però sarebbe interessante anche teatro. Sì, sì. 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 Masterclass, qua anche sì, negli Stati Uniti, ecco, in Corea abbiamo questo piano con questa manager pianista coreana. Ben volentieri. And voice also, yes, yes, yes. Io sinceramente so che i miei allievi forse mi stanno ascoltando, però io sono onesta, sottolineo sempre, per me prima cosa è canto, proprio seconda insegnamento. Purtroppo non ho questa grande pazienza, Castale, che è veramente bravissimo. Mi piace un po', se qualcuno ha talento, sì, mi piace dedicare, se qualcuno ha meno talento non trovo piacevole. Però comunque sì, impariamo anche noi insegnando, diciamo, però non è facile, non è... So che Gianluca adesso ultimamente anche insegna molto, ho sentito anche risultati molto belli. Grazie. Anche per persone disabili, questo è sì, sì, beh, oddio, è sì, con problemi. Terapia. Sì, sì. Con l'arte. Yes, it's very interesting. We were saying teaching. I also dream my little world. Yes, for theater here around the internet. It's very, very interesting. You have to extend the tradition of what you've learned from your teachers and study to the next generation. With the classical things, and yes, and it's very interesting. It gives you many satisfaction, and maybe more than going on stage sometimes, because when you see your guys doing something and going better every day, as a person, as an artist, as everything they could be in their lives, for you it becomes a dream, or it's very. You feel with them something new, and it's the feeling that they give you back after, that's you true. Know, after hours and hours. Energia che ritorna indietro. Yes, it's energy that they give you back. That's yes, true. Not often, but not always, but often. Not always, fortunately, but sometimes yes. Dicevo che tra l'altro anche in chat lo stanno scrivendo, è bello insegnare, adesso io non mi voglio arrogare questo diritto con presunzione che insegno, però insomma cerco di tramandare le tradizioni del teatro, ma cerco di dare la mia conoscenza e esperienza ai ragazzi, anche gratuitamente, comunque devo dire che dà soddisfazione quando vedi che i ragazzi a cui trasmetti qualcosa, insegni, fra virgolette, insomma, comunichi e passi qualcosa della tua conoscenza, esperienza e quant'altro, quando ti ritornano indietro
già, comunque ti ritorna indietro il fatto che comunque crescono, vedi che maturano, migliorano come persone. Questo è vero. E questo da al di là dell'artista. La soddisfazione, poi... sì, sì, certo. Esatto. Che hai creato qualcosa. Questo sì, se qualcuno ha talento, soprattutto vuole seguire. Tipo adesso che appunto sto seguendo questa regia in zona di questo spettacolo, non voglio fare pubblicità né fare, no, caro Luca, come si dice, spazio marchette, però dopo mesi e mesi di praticamente tu sai come faccio teatro io, caro Domenica. Infatti, lo so. Esatto. Sta bene, è molto esigente, proprio sì. Vecchia scuola, diciamo. Sì, come il maestro, Terrani, sì, grande scuola, maestro di teatro, quindi con l'uso della parola in un certo modo, la dizione non tanto, ma come viene detta la battuta. Ah, grande dizione, grande espressività, beh, insomma, anche scenica. Sì, e quindi vedo che i ragazzi adesso, dopo mesi, fanno le cose che nell'arco delle settimane gli dico, gli ho detto, hanno assorbito come spugna, adesso rilasciano quello che gli è stato detto, e devo dire che dà molta soddisfazione. Ti viene la pelle d'oca quando vedi che cominciano a parlare bene, si capisce quello che dicono, scandiscono bene le parole, hanno delle belle voci, questo è bello, dicono le battute bene, con le intenzioni giuste, e questo dà molta soddisfazione. Questo è bellissimo, certo. Sì, 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 senza pretendere niente da nessuno, ma sono migliorate sicuramente come persone, hanno degli strumenti in più per riconoscere poi, al di là di quello che faranno nella vita. Certo, so, bellissimo. We can hear you... Last time seeing, playing something with the other guitar. Yes. Possiamo ascoltare Stanley un ultimo momento con la chitarra, l'altra. If I don't fall asleep. Yeah, before going to sleep. Prima di andare a letto. Perché sono già le 23:32, quindi le 11:30 passate qui in Italia, caro Luca. Quindi stringendo i tempi, perché come sempre ci dilunghiamo. Ma sapevamo che stasera era dura stare in orario, ma... Anche come, se, sempre, come sempre, amico. Mi ricordo altre volte. Sì, e mi piace questa soluzione, caro Luca, caro Walter. Ne approfitto, mentre che Stanley si prepara, che vorrei riportare le parole di Walter. Sì. Perché relativamente all'insegnamento, no? Diceva che è bello perché l'arte non finisce, ma viene trasmessa ad altri. È una bellissima frase, secondo me, perché... dà veramente l'impressione di dare una prosecuzione, no? Un continuo a ciò che voi state facendo, a ciò che state insegnando. Ovviamente qua si parlava dal punto di vista dell'insegnamento artistico. Giusto, Gian? Non so se ti è arrivata... No, stavo dormendo. Scusa. Okay, ti eri sopito. Infatti ti ho visto con l'occhio vitreo a un certo punto. Sì, grazie, Domenico. Con l'occhio proprio da pesce lesso. No, e allora, dall'occhio di Triglio di Gian passiamo alla musica di Stanley, che ci delizierà prima dei saluti finali. Esattamente. Intanto sta guardando la chitarra. Ah, ok, perfetto. Il nostro rumore tipico sottofondo. Sì, io volevo ricordare, caro Luca, tanto un ringraziamento a tutti coloro che rimandano, demandano il nostro segnale in diretta. Poi vorremmo sapere gli ascolti, caro Saius, se con il mio ritorno sono appunto calati. Come già sappiamo, è stato un fuggi-fuggi generale. Esatto. Petizioni per far chiudere il network, guarda. Esatto. Preferivano queste poche settimane ascoltare voi due che parlavate, no? Del più, del meno, del nulla, con qualche brano da ascoltare, qualche artista, che vedere magari qualcosa di... Beh, abbiamo portato tanta bella musica anche noi, dai, ci siamo difesi. Sì. No, beh, chiaro, anche perché ricordo che era l'idea originaria di questa trasmissione, che non si è mai fatta poi, perché si finiva in tante chiacchiere. Ma noi facciamo di necessità virtù, caro Gian. Esatto. Ricordo che questa puntata andrà in onda in, naturalmente in differita, come si può in differita, sembra una partita di calcio, in replica il giovedì pomeriggio, caro Saius, io manco da mesi, ma ricordami se il palinsesto è lo stesso, alle 14, giusto, 14:30 di giovedì pomeriggio, sempre orario italiano. Esattamente, ovviamente questa trasmissione sarà messa sul podcast tra circa un paio di giorni, e ricordiamo, quindi, per chi comunque non riuscisse a vedere la replica di giovedì pomeriggio, è possibile comunque risentirla e rivederla anche sia su YouTube sia su siteswebnetwork.it. Io penso che abbia finito di accordare la chitarra, perfetto. Questo splendido strumento. This episode, this show that we did tonight is available also on our website. Good. And also stay on YouTube and our website, and on Thursday afternoon is available on our web TV, that they can see it from 2 o'clock, half past 2 maybe. Half past 2.
Excellent. CET, Central European Time. Guardate che mi capiscono, quando dico Central European Time, non è che me lo invento io, esiste veramente. Non è che è una frase, che uno slogan esiste, che ha inventato Gian. Esiste. È appunto l'orario dell'Europa centrale, che adesso tra l'altro è andata in ora legale, quindi spero vi siate accordati, aggiornati con il nuovo orario. Se no c'è gente che si collega adesso, caro Luca, pensando che sono le 10:30, che abbiamo iniziato a mezz'ora, no, è da un'ora e mezza. So Stanley, we let you play, we stay with you here, if it's not a problem. That's fine. This time we are not leaving you alone. Oh, okay. Stiamo qui con Stanley e che dopo andiamo ai saluti finali. Really nice, really, really wonderful, fantastic, beautiful. Grazie. I'll play one quick more. Yes, yes. I was waiting for this. Yeah. Please do it. Ce ne sono un'altra. Do it for me, please. I know what is what I mean. Quick work. I'll play. Yes, did I like? You might not have heard this one. La mia presenza scorda tutti gli strumenti. My presence. No. Just.
Thank you so much. Grazie, grazie al maestro Stanley Aleksandrovic. Oh, bene, bene, cari amici, purtroppo grande sono le virtuoso. Sì, le 23:42 minuti primi qua in Italia. Tempo senza che vola. Tempo che vola. Non abbiamo detto nulla alla fine di tutto quello che ci eravamo prefissati. È sempre così. Di dire, vabbè, dobbiamo passare ai saluti finali, caro Luca e caro Saiuz. Che dire, grande puntata, davvero bella. E sarebbe da dire che gli aspettiamo di nuovo i nostri ospiti, peccato che il maestro Aleksandrovic non è qui a disposizione in Italia tutti i giorni. But we like to have you again as our yes. guest, because time are really rolled down, you know, flew away. I'll be here every week from now on. Ha detto che viene ogni settimana per noi. And, ma magari, magari. And unluckily, we didn't talk about everything we wanted to talk. And we wanted to talk about everything, but hours and hours. At least, I have one great project that we could do, the three of us, where I have a friend who's actually a Sri Lankan poet. And I was playing for him one time, and he said, oh, play another one. And I really enjoyed it. And then the next day he handed me a poem that was inspired by my playing. And so we had the idea of he would recite poetry and I would play and back and forth. And then I could play a piece, you could act, you could sing, and then we could combine forces and have a could be a really wonderful show for you. Yes, very international new thing. And really wonderful. Find a great poet too. Thank you so much, Stanley. Ha detto delle cose veramente meravigliose, Stanley. Very creative artist. Sì, veramente, ha detto che sarebbe carino fare una cosa noi tre, sì, dove appunto lui suona, Dominica canta e io recito. Gianluca recita. Would be very, very interesting. Yeah, let's talk about it. Good idea. Sì, lui suona, Dominica canta e Gianluca mangia. Vorrebbe mangia. Questa... mangia pizza. Solo quello può fare in questo periodo Gianluca. Bene, carissimi amici web radio ascoltatori, ma soprattutto web TV spettatori, perché questa trasmissione si può sempre vedere, oltre che ascoltare sulla web radio e vedere appunto sulla web TV. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi questa sera. Thank you so much for coming out tonight here on www.sciencewebnetwork.it with a very important international artist here on my right, Stanley Aleksandrovic. No. Lui stesso, avete visto che è simpaticissimo. Stanley Aleksandrovic, all the way long from USA. Via London. Esatto. E Dominica Zamara, sempre graditissima nostra ospite, nonché nostra amica, perché ormai è annoverata tra gli amici di Sai. Sono nella famiglia ormai. Sì, quando vuoi puoi tornare e anche volentieri presentare, tanto noi fa solo volentieri che piacere. Abbiamo feeling su presentazione. E infatti ringrazio anche Luca che scriveva questa cosa. E grazie a tutti gli amici che ci hanno ascoltato, quelli che ci ascolteranno anche in replica, e tutti coloro che rimandano il nostro segnale, anche a nostra insaputa, è come Scaiola, che aveva la battuta stupida, o Mancuso che faceva carriera sua insaputa, come mi ha fatto qualche battuta qualche collega che è stato carino, e naturalmente ringraziamo perché appunto ci rimandano la nostra trasmissione. Un saluto caro a Massimo Monella di Pianeta Oggi TV, oh, sì, che anche lui da quando appunto ha conosciuto Saius, mi fa piacere appunto che con Saius c'è questa collaborazione e ampliamento anche di progetti e programmi, e quindi ringraziamo anche lui che ogni volta so che oltre a collaborare con Saius collabora anche nel fatto di anche lui, se non erro, caro Luca, correggimi, rimanda il segnale di questa puntata, sì, sia esatto, in diretta esatto, che ovviamente poi anche tutte le partnership o i partner di Saiuz Web Network, e lui fa parte di uno di quelli importanti con Saiuz, che poi le domeniche mattine hanno il giornale e varie cose, quindi questa collaborazione ci fa sempre piacere. È anche amico di Dominica, mm-hmm, e quindi ovviamente lo salutiamo tanto e lo ringraziamo, come salutiamo ancora Luigi Mosello della Edit Certamente, Music Italy, sì, che segue e promuove ancora Dominica e che, con cui ci sono sempre collaborazioni quando sì, vuole. Sì, abbiamo grandi progetti futuri. Esattamente. Sì. Grazie Luigi. E quindi grazie a tutti coloro, se ci siamo dimenticati di qualcuno, sì, grazie davvero a tutti, un abbraccio a tutti i connazionali che ci ascoltano, e soprattutto caro Luca, ci domandiamo,
Una volta era il cartello colombiano, ma adesso della parte est asiatica che ci ascoltano in migliaia e migliaia, grazie alle piattaforme che ha aperto Saiuz nei nuovi territori inesplorati dalla rete. Che lì vanno i messaggi emergenti. Ma chi è che ci ascolta in italiano in Asia? Ma tu, no, tu non lo sai, guarda che l'italiano dopo il mandarino è proprio seguito, sì, è proprio la lingua più... Ma non ti dico dopo il mandarancio in Sicilia, esatto, cosa succede? Comunque, John, volevo solo dirti che sulle battute conclusive è aumentato il numero di persone presenti in chat, è incredibile questa cosa. Cioè, ora che stiamo andando a letto, forse esatto, no, si sono moltiplicati in chat. No, scherzi a parte, mi rubo... un attimo la parola solo perché per dare anch'io insomma il saluto conclusivo, che poi immagino vorrei passare la parola anche a Saiuz se non si è addormentato, conoscendo il panda Saiuz. No, sì. No, per quello che riguarda questa serata è stato veramente piacevole avere non ospiti ma degli ospiti veramente tre ospiti perché anche tu sei un ospite, esatto, ormai. Tra l'altro tutti artisti e tutti con delle peculiarità diverse, quindi assolutamente ben accetti in casa di Saiuz, qui dallo studio 2. Tu ti tocchi la pancia e la tocchi anche a Stale, questo è fenomenale, guarda. Stale è eccezionale. Togli quelle mani dalla faccia. Anche tu. Ok, ora non siamo più piacciono le donne, ma... quindi I love women but I also like Stale. Mi piace donne. In questo caso, sì, esatto. Scusa, ho avuto il potere di interromperti anche quando ho avuto un attimo la parola. Mi sa che non ce n'era storia questa sera. No, ma questa sera io e Saiuz sapevamo che non ci sarebbe stata storia. Saiuz, infatti, si è messo subito sulla bandiera bianca. Si è messo sotto le coperte. Io almeno ci ho provato per un pochino, ma sapevo che era una battaglia impari. No, scherzi a parte, farti dei mesi d'assenza. Un grande ringrazio. Esatto, un grande ringraziamento a... sai che non puoi, esatto, non puoi gareggiare con Domenico. No, no. Lo so, uno però sai, la speranza è l'ultima a morire. No, quindi una bellissima triade questa sera, Gianluca in primis, che ovviamente tu sei tornato alla ribalta più carico che mai con tutte le esperienze avute recentemente. Domenica Zamara, che ovviamente tu sai benissimo, Domenica, che a casa nostra sei... È come essere a casa tua, no? Fai come è come tu. Essere a casa mia, semmai. È come essere a casa sua, anzi. Esatto. A casa nostra, a casa mia, semplicemente. Questo è il nostro. Esatto. Siete come matrimonio ormai. Sì, matrimonio sai. Sti comunisti qua, quello che è mio è tuo, quello che è tuo. Esatto. No, ovviamente un grandissimo ringraziamento a Stanley, che ci hai veramente deliziato con le tue note, perché veramente questa sera ci hai dato, non solo dal punto di vista musicale, ma anche dal punto di vista della comunicazione, un messaggio molto molto importante. Vado piano così hai tempo di passare. Grazie. Il messaggio. È un suo piacere, lui ha detto, è un piacere suo naturalmente anche. E ovviamente già ti anticipo la porta di Saiuz Web Network per Stalin sarà sempre aperta, ovviamente questo è superfluo dirlo. E non abbiamo salutato Yes, you can come when you want. Ah, yes, grazie mille. Grazie mille. When you want, you can also every always. Day. You yes. can sleeping here. Domenica dice puoi dormire qua. Eating, sleeping. Ho detto la porta di Saiuz. Un bed and breakfast. Chissà che dice Saiuz nel suo silenzio. Starà dormendo, t'ho detto. Non dormo io, non dormo ragazzi, non dormo. Anzi. Da sonno, no. Domenico, io non so come fare con questi due che mi prende, che mi prendono sempre in giro. Diabolico, cioè, non so come fare. Lo dico, diciamo, in un francesismo un po' particolare. Mi cuffiano. Cioè, mi prende peggio che quando stolpi il nome di Domenica. Che Massimo lo fa ancora. Massimo non lo capisce. Domenica. Che rischia di la morte, la vita. La vostra morte arriverà presto se mi chiamerete Domenica. No, io Dominica dico, non so, Dominica, va bene.
con la K, e il furbastro di Massimo Donbonella che vuole fare ancora il simpaticone fa sempre questa battuta senza sapere che rischia la vita ogni volta. Veramente rischia. Io quando sono buona, quando divento cattiva diventa mega drammatica. Esatto, non l'ha capito che deve smetterla. Adesso Massimo, che gli diamo un messaggio chiaro e tondo: caro Massimo, non ti sbagliare un'altra volta, se no la testa di cavallo è la tua. Siamo capiti? Ci siamo capiti. Chiaro? C'è mafia, la mafia siciliana, la mafia polacca. Che Godfather. Minchia maggiore. Vabbè, scusando le parole. E quindi dicevi, caro Saius. Ne ho voluto ringraziare Dominica soltanto, cioè principalmente, perché è sempre un piacere per me, ma l'ho detto all'inizio e non mi stancherò mai di ripeterlo. Non ho storpiato il nome di Dominica, non ti preoccupare, non è come video, hai capito? Cioè, quando tu parli, sai, ecco, io e Luca, cioè, siamo ringraziati. Lo sento che ridiamo a papà, mi ricorderò sempre, caro Luca. Vedi che non riesco a parlare, come faccio a intervenire nella trasmissione? Sai, il web network, eravamo io, Dominica, Stanley e Gianluca sulla spiaggia di Copacabana. Stanley, un grande grazie e un benvenuto in Science Web Network, e veramente qualsiasi cosa tu farai e ce lo farai sapere sarà pubblicizzato sul nostro blog e sulla nostra pagina Facebook, come facciamo anche per altri artisti. Capito tutto, incredibile, no, dai. No, it's incredible. No. You cannot understand science. No. Otherwise you are kidding with us. No. Non puoi capire science, no, ci hai preso in giro fino adesso. So, science, the owner and the boss, the big boss. Dopo lo vedrai. Like a god. Come Dio, dice Dominica. Il grande capo, come Dio. Lo sapevo. Very good pleasure to have you here, and he thanks you so much for coming here, and the door of Science is always open, and everything you do in your life is amazing. Remember, he means you the can pen is on tell the table. Boom, boom. You can tell him, you can send everything to Science, and he will publish everything you do to help you to thank you very much. Quindi, grazie. Ecco, gli ho detto, ho cercato di dire, mi pare che ho detto tutto più o meno. Sì, molto un po' interpretato in modo mio. Bravo. Il messaggio è arrivato benissimo. Danke schön, Dominica. Prego, Dominica, mi fido di te, Dominica, mi fido di te. Se hai detto che va bene, va bene. Hai capito? Quanto? Fai male. Tra l'altro, caro Saius, poi chiudo perché lunedì prossimo non ci sarò, sono tornato per questa volta. Lunedì prossimo non ci sono, ma ci sarò quello successivo, se andremo in onda, e vengo giusto la settimana scorsa ero appunto a Zurigo in Svizzera, dove ho avuto il piacere di andarmi a vedere l'Aida all'Opera di Zurigo. Volevo dire solo questo, cari amici, caro Saius e caro Luca, mi sono inorgoglito tanto dell'essere italiano all'Opera di Zurigo a vedere l'Aida, e con questo vi saluto con una buona era un ottimo finale l'hai rovinato. L'ho rovinato, nel senso che volevo dire, poi ho avuto anche il piacere di essere invitato ad una lezione di italiano in una scuola statale appunto superiore, e vedere come la nostra lingua viene studiata, perché è una delle tre lingue importanti e comunque riconosciute in Svizzera, devo dire che ti inorgoglisce. Allora cerchiamo, anche in questo caso, grazie a Stanley e Dominica, che portano avanti la cultura italiana, che è una delle cose che abbiamo del passato, e mi domando perché non riusciamo ad avere questo passato fiorente. Cerchiamo di avere un po' di orgoglio, di rispetto per le nostre belle tradizioni che non rispettiamo più da tempo. Punto di domanda? No, non era un punto di domanda, era un punto esclamativo. Non so perché è venuto un punto di domanda. Quindi devo dire che a volte andare all'estero serve anche per... Io ho sempre criticato questo paese, ma criticato per migliorarlo, non per far polemica o per piangersi addosso, ma per dire: ma è possibile che noi, che abbiamo tutto, la bellezza del paesaggio, il clima, il cibo, la cultura, lo spessore culturale,
è questa cosa che tu vivi e vedi nell'animo della gente, per quanto siamo un popolo che se ne possa dire tutti i colori. Quando vai a teatro e vedi queste cose, quando entri in un posto e senti la tua lingua che viene studiata e viene cantata e recitata, tu la capisci e tutti la capiscono, nonostante, ovvio, grazie ai sottotitoli, ti inorgoglisci, dici ma porca miseria, ma allora anche se siamo una piccola regione in un mondo, perché non siamo nulla, ma porca miseria, ma noi piccoli, guardate quanto abbiamo fatto. Adesso mi incavolo e me ne vado. È bellissimo, non piangere, perché è commosso. Sì, perché guardate, io mi sono commosso a vederla Ida lì in versione moderna, che mi è piaciuta nonostante fosse in versione moderna e non classica, come raccontava Stanley. Quindi strano per me vedere una Ida non nella versione classica, con i costumi soliti che siamo abituati a fare. Sicuramente criticatissima, ma è strano per me dire anche che mi è piaciuta una versione così moderna, perché ovviamente solitamente il classico è sempre quello che anch'io adoro, perché è stata scritta per quella, per quel modo lì. Però vederla in versione moderna, in questo salotto degli anni 70, con questi signori che discutevano sulla guerra, Radames che doveva partire in guerra contro gli egiziani, Aida che poi veniva, che era la schiava, e ti faceva capire l'inutilità della guerra scritta 150 anni prima da Verdi, vedevo quanto era attuale e che grandezza hanno scritto questi autori nostri italiani e non solo. E lì mi sono veramente emozionato, quasi con le lacrime agli occhi, nel sentire la mia lingua cantata, certo, e nel vedere come l'altra gente si emozionava. È amata, perché noi tutti amato, popoli, sì. Io che sono andata in Polonia, mi ricordo quanto amiamo molto opera italiana e cultura italiana, quanto gli americani amano quando sono andata in America, quando cantavo aria italiana, Castadiva di Bellini, o Verdi, o Rigoletto, altre cose, erano sì, veramente emozionati, e questo è favoloso proprio. Noi amiamo l'Italia nel mondo, allora anche voi italiani dovete amare e rispettare. Esatto, questo, e questo dovrebbe inorgoglirci come italiani, ma non per essere superiori o fare le guerre di partito, di campanilismo, di io sono meglio di te, no, perché non c'è uno che è meglio dell'altro, certo, a questo mondo, c'è sempre chi sarà meglio e peggio. È solo perché abbiamo una nostra identità forte, bellissima, che qualcuno vuole disgregare o che qualcuno vuole sempre rovinare, ma non sto parlando di autonomia, altro, parlo proprio di un amore verso il nostro, la nostra lingua è stupenda, è bellissima, ce la studiano, la studiano nell'arte, perché non ricordarci questo? Naturalmente quello che amano di noi è questo, quello che non amano molto di noi è la disorganizzazione, la politica e il fatto che siamo italiani, purtroppo per quello dell'accezione negativa. Le 23:59, basta! Esatto, non stavo guardando proprio questo, stavo guardando che siamo veramente tardissimo, quindi io auguro a tutti, saluto Domenica, Stanley, ovviamente Gianluca, tutti gli ascoltatori che ci hanno ascoltato e che ci ascolteranno, Enrico Bertato che era lì dietro le quinte, però gli ha dato manforte, ciao Enrico. Hai visto la mano passare? Ho visto un'ombra. Esatto, non è. Non Hai visto un'ombra, ciò. E quindi io vi do la buonanotte a tutti, ci vediamo lunedì prossimo, non ci sarà Gianluca, non ci sarà Domenica, non ci sarà Stanley, ci saremo io e Saius, ai voi, e forse, e cercheremo di tenervi compagnia e intrattenervi nella nostra consueta oretta e mezza del lunedì sera. Vi lascio la parola e vi do la buonanotte, ciao. Buonanotte a tutti. Ciao, good night everybody good there. Night. See you next time. Buonanotte. Stanley and Domenica. Thank you so much. Gianluca Marcuso. Ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs. Sehr geehrte Damen und Herren. Señoras y señores. Signore e signori. Sta per iniziare Va ora in onda una nuova puntata della nostra consueta trasmissione in diretta web, online, live di lunedì sera, qui su Saius Web Network, in Saius Web Radio e Saius Web TV, a cura di e con il sottotitolo.